Continuiamo ovviamente a parlare di inclusività. Allora, l'inclusività può essere favorita attraverso due canali, la scuola prima di tutto e il lavoro comunque giornalistico, ovvero no, oltre che alle società editoriali. Ma ovviamente noi oggi parliamo di come noi giornalisti, il clan dei giornalisti, possono favorire questa inclusività. E allora diamo il benvenuto a una Ne nostra abbiamo collega ben due, aspetta, giornalistica. ne abbiamo ben Due due, le sono. facciamo Quindi le entrare posso tutte? presentare tutte e Sì, due? Due esatto, nostre vai. colleghe giornaliste, ovvero Teresa Scarsella, eccola, ciao, buonasera, Ciao, di ciao. Siena TV e La Nazione, e Alice Canale di Teleidea. Allora, grazie a entrambe Buonasera. per aver accolto questo invito da parte nostra. Avrete sicuramente già sentito un po' parlare FQ e come sta lavorando appunto proprio per favorire questa inclusività. Partiamo appunto dalle vostre esperienze quotidiane, come le varie redazioni lavorano per cercare di essere anche dal punto di vista linguistico inclusibile. Partiamo da Teresa e poi andiamo su Alice. Allora, prima di tutto grazie per avermi invitato. Credo siano tematiche molto importanti e spesso e volentieri, purtroppo, ahimè, sottovalutate. Devo fare una premessa che in realtà è un mea culpa, nonostante io sia una giornalista da 3 anni, diciamo che inizialmente avevo anch'io un po' sottovalutato il potere della comunicazione e dell'inclusività linguistica. Diciamo che l'utilizzo di termini quali per esempio assessora, sindaca, che suonano inizialmente al nostro orecchio ci suonano un po' male, no? Un po' cacofonici. E, 2 anni fa dicevo, no, vabbè, dai, sono termini, ero una di quelle che alzava gli occhi al cielo e pensava che, diciamo, fenomeni come comunque il femminismo dovessero passare da tutt'altre vie che non da una via meramente linguistica. Poi in realtà ho capito che stavo completamente sbagliando, sia da giornalista che da persona poi, che in realtà la parola ha un ruolo fondamentale. E ha un significato di cui non dobbiamo assolutamente dimenticarcene. E quello che mi ha fatto, diciamo, illuminarmi è stato un discorso fatto da Paola Cortellesi, che consiglio di vedere a tutti, durante la cerimonia del David Donatello del 2018. Lei fa un elenco di parole prese, tra l'altro, da un linguista, nonché giornalista, Stefano Bartezzaghi, fa un elenco di parole e fa capire come un termine banalmente o comunque comunemente declinato al maschile ha un significato, declinato al femminile assume tutt'altro significato e spesso e volentieri assume il significato di insulto. Da lì ho capito che il termine anche declinare al femminile parole come assessora, sindaca, per quanto ci suonino strane e per quanto nell'immaginario collettivo vengano viste come un meccanismo politicamente corretto, no? E quindi molte persone semplicemente dicono si fa per la famosa quota rosa, che tra l'altro è un termine che io odio assolutamente. In realtà è un modo per riconoscere determinate cose, cioè la lingua deve in qualche modo andare pari passo con la società. La società sta cambiando, per fortuna è cambiata in determinati fattori, determinati ruoli non sono più, per fortuna, soltanto ricoperti da uomini, ci sono anche le donne e quindi è giusto che vengano riconosciuti determinati ruoli al femminile e quindi come farlo se non declinarli al femminile? Io credo, per rispondere alla tua domanda, che il giornalismo in realtà debba ancora fare questo passo, cioè sta iniziando a riconoscere determinati ruoli, determinati luoghi comuni, sta
diciamo che sta iniziando a includere nel linguaggio giornalistico determinati termini, ma ha ancora molta strada da fare. Sono d'accordo e mi permetto di dire una cosa, proprio perché hai lanciato, anzi no, scusa, prima facciamo parlare Alice, perché sennò mi sembra ingiusto che, cioè qui quindi la stessa domanda da Alice, sentiamo la sua opinione. Allora, intanto vi ringrazio e voglio ringraziare anch'io per avermi chiamato, diciamo, oggi per poter parlare di questa tematica che trovo molto interessante e stimolante. È una tematica che non se ne parla tantissimo e per quanto mi riguarda io penso che, allora, innanzitutto pur il linguaggio sia, diciamo, una delle fonti di discriminazione inconsapevole maggiori, inconsapevole perché spesso uno non se ne rende conto, soprattutto per quanto riguarda il parlato piuttosto che lo scritto. Voi come sapete io mi occupo di giornalismo televisivo e quindi credo che nel linguaggio parlato rispetto allo scritto si vada ancora maggiormente incontro ad incorrere in una sorta di non inclusività, discriminazione, possiamo chiamarla così, proprio perché è più spontaneo. Proprio perché è più spontaneo, ecco, magari uno prima di scrivere può ponderare meglio, diciamo, quello che vuole esprimere, non solo quello che vuole esprimere, ma come esprimerlo al meglio. Nel linguaggio parlato, secondo me, questa cosa viene meno. Io ora, per quanto riguarda il giornalismo televisivo, ovviamente, io prima di fare un'intervista, prima di il telegiornale stesso, ecco, viene scritto prima, però poi quando uno è in fase colloquiale, appunto parla, diciamo che appunto l'istintività a volte può portare a fare degli errori. Vi dico che, come ha detto Teresa, anche io inizialmente ho sottovalutato un po' questo aspetto dell'inclusione linguistica. Personalmente, se devo essere sincera, non mai non sentita, cioè non mi sentirei offesa. Non mi sentite più? Ti sentiamo poco, un po' a scatti. Dicevi, scusa, non ti senti offesa? Non mi sento offesa se qualcuno si dovesse riferire a me come sindaco o come ministro piuttosto che appunto sindaca e ministra, non lo sono ovviamente, però mai dire mai, non mi sento offesa, però proprio perché sono consapevole, il mondo è fatto da una pluralità di persone, dei sentimenti e delle emozioni diverse, ecco, è proprio l'incontro. Io vedo che voi vi siete concentrati molto sull'inclusività di genere, però non si limita solo a questo l'inclusività, perché fa riferimento a qualsiasi, diciamo, diversità dell'essere umano, come può essere anche per esempio il riferimento alla disabilità, ecco. E qui bisogna stare molto attenti perché per esempio si sente molto usare il termine una persona disabile, una persona affetta di disabilità, e questo cosa fa? Questo evidenzia un aspetto di quella persona che è la disabilità, ma che è una parte della persona e basta, quindi è molto scorretto e limitante, sarebbe più corretto parlare di persona con disabilità, perché anche la parola affetto genera una sorta di sensazione di sofferenza, ecco, rimanda alla sofferenza e quindi non lo trovo corretto. Bisogna lavorarci, non è facile questo, io credo che soprattutto noi giovani, diciamo, perché siamo tutti, insomma, ed abbastanza giovani, abbiamo il conto di spingere su questo, perché noi siamo nati in una società, rispetto magari a prima, tendenzialmente più inclusiva. Quindi ecco, dobbiamo perlomeno provarci. Ti ringrazio che sei stata molto inclusiva, perché hai detto noi giovani, quindi mi hai incluso tra i giovani. No, vabbè, vi ringrazio. Vi volevo dire, a proposito, perché non abbiamo, cioè ci avete anticipato il prossimo argomento, in cui vi volevo portare in discussione due modi diversi che ha avuto la Treccani
l'Accademia della Crusca di ragionare del termine sindaco, sindaca, ministro, ministra, che per me, come dicevo prima, è stato un evento simile a quello che raccontava Teresa, cioè per me il cambio di prospettiva l'ha dato una video lezione di Vera Gheno, però più o meno siamo nella stessa situazione. La Treccani dice che è corretto chiamare sindaco anche una donna, ora poi dopo vi lascio tutto in descrizione, però il concetto della Treccani è che appunto che chi dice il sindaco Anna Rossi non sbaglia, semplicemente preferisce usare il nome di mestiere sindaco trattandolo come se fosse una sorta di neutro. Ora, io su questa cosa francamente ho cambiato un po' idea e non sono più tanto d'accordo con questa affermazione, mi sento molto più affine a quanto dice, anche di questo poi vi lascio in descrizione, Cecilia Robustelli dell'Università di Modena e di Pisa, dell'Accademia della Crusca, di cui poi ho trovato un interessantissimo linea guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo che è stato pubblicato e recepito dal Comune di Firenze, in cui viene invece messo per iscritto un po' quello che dovrebbe essere il cambio di terminologia, ovvero i termini come consigliere che diventano consigliera, infermiera, pioniera, portiera, i termini insore che diventano sora e così via. Ora, secondo me questo è un argomento su cui vorrei la vostra opinione, perché a me nel lavoro giornalistico editoriale mi è capitato spesso, siccome anch'io non mi sentirei magari personalmente offeso, mi è capitato spesso di qualcuno che mi dice: guarda, a me mi puoi scrivere tranquillamente sindaco invece che sindaca, assessore invece che assessora, anzi preferisco. E quindi mi sono ritrovato in una situazione in cui dicevo: vabbè, io posso usare questo, e se poi qualcuno mi chiede di usare il termine assessora, userò assessora. Ora invece ho cambiato idea personalmente, penso che sia più corretto usare come norma assessora, sindaca, ministra, e poi magari se qualcuno vuole, preferisce, a quel punto diventa una derivazione della norma, però secondo me diventa una cosa molto importante utilizzare questi termini in maniera corretta, perché io penso che semplicemente utilizzarli in prima persona legittimi quel ruolo, ovvero se mi trovo di fronte a il sindaco Anna Maria Rossi, mi sembra quasi che sia una cosa non ufficiale, una situazione temporanea, come quando il giullare durante il carnevale diventa re, si mette una corona di carta, ma tutti sappiamo che è una cosa di un giorno e basta, e poi il giorno dopo tornerà a essere giullare e il re tornerà a essere re. E in qualche modo è come se non legittimassimo il ruolo della persona che va a ricoprirlo. Vorrei sentire un po' la vostra opinione su questo argomento. Posso? Vai. Sì, effettivamente sembra una cosa come se fosse prestato, come se quel titolo me lo stessero dando in prestito, ma non mi appartiene in realtà. Allora, anch'io non mi sentirei offesa se mi dovessero chiamare sindaco, assessore, consigliere, e non credo che l'inclusività e quindi la non discriminazione di genere passi solo ed esclusivamente da quello, cioè non è che se io chiamo sindaca e poi manco di rispetto ad una donna in quanto donna me la sono cavata, questo è ovvio, stiamo dicendo cose banali, assolutamente. Però, come ho detto prima, secondo me è una questione di riconoscere un qualcosa che effettivamente è cambiato, e credo che noi giornalisti, a prescindere dalla preferenza del soggetto, ovvero se sto intervistando una persona che vuole essere etichettata come assessora, piuttosto che una invece a cui non interessa la declinazione al femminile o al maschile, credo che comunque il giornalista abbia il dovere morale di abituare il lettore all'utilizzo e al sentire determinati termini, perché per quanto purtroppo si stia perdendo l'abitudine di leggere i giornali hanno ancora adesso una responsabilità che spesso e volentieri viene sottovalutata da noi stessi giornalisti. Cioè, prima, come diceva Alice, io quando parlo in maniera confidenziale, quando scrivo dovrei, diciamo, pensare bene alle parole che uso, ma possiamo veramente dire di farlo? Cioè, leggendo un giornale, non voglio fare assolutamente nomi, cioè, o di testate, però insomma sappiamo
leggendo determinati giornali, possiamo veramente dire che ci sia un utilizzo consapevole? Perché se è consapevole, allora vuol dire veramente che è consapevolmente sbagliato l'utilizzo dei termini. Però spesso e volentieri non c'è una ricerca e un'attenzione a determinate parole. Quante volte sul giornale leggiamo la parola donna al posto del nome e cognome di una determinata donna? Cioè, semplicemente perché a far notizia è la sua sessualità. Oppure quante volte leggiamo in un articolo, in un titolo addirittura, la provenienza di una persona che si è macchiata di un reato? Cioè, in quel momento si va a spostare l'attenzione non sul fatto in sé, ma sulla sessualità, sul genere o, peggio ancora, sulla provenienza di una determinata persona. Quindi, secondo me, per diciamo, riavvolgere e rispondere alla domanda di Alessio, spero di aver risposto, noi giornalisti, per quanto per alcuni sia indifferente o meno utilizzare la parola sindaco piuttosto che sindaco, secondo me c'è un dovere morale da parte della nostra categoria, più che altro di abituare al lettore che c'è il sindaco, ma c'è anche la sindaca. Alice? Allora, io mi trovo d'accordo con Teresa e mi piace anche, diciamo, il termine cioè bisogna abituare il lettore, bisogna abituare il lettore oppure anche chi ci ascolta a questo tipo di linguaggio, a prescindere, come ha detto lei, perché ho detto io personalmente a me non tange, a magari al signore, alla signora che ho intervistato, manderò in onda, non tange, però è una regola che è, siccome appunto siamo a qualcuno fuori, comunque la vedo come un, cioè questo è un segno ovviamente del cambiamento della società, la lingua cambia assieme alla società, è sempre stato così che la lingua cambia assieme alla società e quindi questo è diciamo il frutto a livello linguistico di una società più attenta e più inclusiva, cosa che prima magari era meno. Questo processo ovviamente non è un processo che si cambia così dalla mattina alla sera, è un processo che ci vuole molto tempo per cambiarlo, si deve abituare il lettore, c'è proprio un percorso di adeguamento che appunto non si fa in giorni, non si fa in mesi, ma credo proprio che si faccia in generazioni, si abbia attraverso le generazioni. Noi siamo in questo momento in questa fase di cambiamento, di adeguamento, mi piace ecco la parola adeguamento, a proprio quello che è la società, il linguaggio come è sempre stato cambia e si adegua ad essa, quindi deve essere così. Io tra l'altro posso aggiungere una cosa? Sì. Anche io mi accodo un po' a Teresa quando ha detto all'inizio eravamo anche un po' noi giornalisti a non utilizzare il termine giusto, no? Sindaca piuttosto che sindaco piuttosto che sindaca. E mi rifaccio anche all'argomento che abbiamo un po' parlato con FQ, no? Perché quando sono stati introdotti i termini sindaca, ministra, assessora, ovviamente lì un po' in tanti hanno storto il naso, ma perché appunto era, possiamo dire, un po' una novità, cioè chiamiamola novità anche se non doveva essere un po' novità. E anche io all'inizio non l'utilizzavo, il sindaco e mettevo il nome femminile perché io la vedevo come sbagliando, per carità, ammetto di aver sbagliato a pensare queste cose, però lì sul momento era come un po' sminuire il sindaco. Lo so che sbagliavo perché adesso con gli studi, con la presa di coscienza di queste cose, a me sembrava quasi un
contentino, no? Va, abbiamo il sindaco donna, ok, la chiamiamo la sindaca. Ecco, io all'inizio la vedevo un po' così, ovviamente, ripeto, sbagliavo, ma all'inizio non lo utilizzavo neanche io. Ci ho preso poi confidenza e adesso sono sempre più convinta di utilizzare questi termini e anzi di correggerli magari ai miei colleghi che quando mandano un comunicato stampa o che altro, forse ci dovevo battere la testa per utilizzare quei termini lì. Però anche io all'inizio ho storto il naso, pur essendo donna, passatemi questa affermazione, insomma. Ma io credo che siano errori comprensibili, perché proprio per parlare di abitudine, cioè per quanto noi siamo la generazione che sta portando avanti questo cambiamento, e voglio essere molto fiduciosa, credo che siamo la generazione che sta facendo passi veramente da gigante verso, cioè in determinati ambiti, però siamo anche noi, siamo abituate a sentire un determinato tipo di linguaggio, e quindi è normale che ci sono dei retaggi culturali e linguistici che sono difficili da cambiare, ma anche noi stesse, che magari siamo le prime a volere una certa inclusività e andare contro le discriminazioni di genere, soprattutto perché magari possiamo anche viverle personalmente, no? essendo donne. Però a volte cadiamo spesso e volentieri anche negli errori verso cui poi puntiamo il dito. Ci sta. Vi aggiungo una cosa, perché so che Teresa poi deve salutarci perché ha degli impegni di lavoro, perché a un certo punto avete accennato sulla questione della responsabilità, dell'abituare il lettore, ma soprattutto del ruolo della politica. Ecco, secondo me una delle problematiche del renderci conto e del far entrare più facilmente nell'uso determinate terminologie è proprio il fatto di farle diventare delle battaglie politiche. Uno dei rischi che io ho percepito è che se qualcuno dal punto di vista politico cerca di ribattere sul fatto che io voglio essere chiamata assessora, io voglio essere chiamata ministra, io voglio essere chiamata sindaca, sembra quasi entrare a far parte di una certa parte politica. Ci sono alcune figure politiche, ci sono alcuni partiti, ci sono alcuni movimenti politici che sono fatti carico di quella battaglia. Quindi solamente chi si riconosce in quei movimenti politici rischia di adeguarsi a quell'uso. Gli altri si oppongono, e magari qualcuno che invece è più moderato non vuole adattarsi a questo cambiamento per il timore di essere additato dal punto di vista politico. Ecco, voi siete d'accordo con questa lettura? E se siete d'accordo, pensate che un modo per superare questa cosa sia quello di diventare noi operatori dell'editoria, della comunicazione, del giornalismo, i primi a far parte di questa avanguardia, di questa battaglia, in modo da toglierla dal lagone politico? Io non l'avevo mai vista così, però mi trovo d'accordo, cioè mi piace questa E sicuramente sì, noi cioè, dobbiamo superarla, perché nonostante è vero, un certo diciamo, modo di pensare, chiamiamolo così, modo di agire può essere associato maggiormente a una fazione politica piuttosto che un'altra, ecco, è verità, però è limitante, quindi assolutamente sì, assolutamente questa visione che corrisponde a verità, come hai detto tu, va superata. Secondo me va superata e sta a noi, ecco, impegnarci al meglio perché questo avvenga sicuramente. Io sono assolutamente contro la tendenza della politica di impossessarsi di determinate tematiche, così come dall'altra parte di evitarle per partito preso. Cioè io credo che ci siano, magari anche un pensiero un po' utopistico il mio, mi rendo conto, ci sono delle determinate tematiche che non devono avere assolutamente nessun colore, così come non hanno genere, non devono avere nessun colore politico, perché non è assolutamente giusto. Ma allo stesso modo, cioè, qui si sta parlando di inclusività, si sta parlando anche di scardinare, di eliminare le etichette fondamentalmente, no? Quindi diciamo che limitare determinate tematiche a specifici ambiti politici, specifici partiti è sbagliato, così come
delimitarli a, ad ambiti culturali. Cioè, quando io parlo di determinate cose, qualcuno, il mio interlocutore, magari può succedere, ed è successo, che mi etichettasse come femminista, utilizzando la parola femminista come un'etichetta, tra l'altro, a volte con un'accezione anche negativa, perché di questi termini, cioè in questi tempi viene utilizzata nel, maniere, nel modo sbagliato e negativo. A me non sta bene, cioè non, perché non è che determinati discorsi li può fare soltanto chi è femminista e chi no, dovrebbero entrare nell'immaginario collettivo, dovrebbero essere di, diciamo, di tutti. Cioè, l'interesse del linguaggio e dell'inclusione dovrebbe essere alla portata di tutti quanti, a prescindere che tu sia donna o uomo o, oppure no, e, insomma, a prescindere che tu sia di sinistra o di destra, perché se, allora che, mi viene da pensare che una donna di destra non è femminista e quindi automaticamente è pro determinati atteggiamenti, non credo, o mi auguro, insomma, non sia così. Ci auguriamo che non sia così, perché... Quindi credo che il ruolo del giornalista è anche questo, è anche, quando dico abituare il lettore, significa anche abituare e educare la politica. Sono d'accordo. Vale? Anche io sono d'accordo, sì, sono d'accordo, perché ovviamente su, su questo tema non ci può essere colore politico, cioè è una battaglia... per tutti, tutte. Usando la sua, perché anche lì il problema è scrivere forse, scrivere è molto più semplice, parlare, come ha detto Alice, ci fai meno caso all'utilizzo, però ovviamente sì, su questo tema non ci può essere colore politico, su questo tema è importante e doveroso lavorare tutti insieme proprio per cercare di migliorare e di apportare qualcosa in più, perché, come ha detto Teresa all'inizio, la società è in continua evoluzione, non ci possiamo più permettere di lavorare come magari un giornalista o una giornalista erano abituati a lavorare negli anni 70 o negli anni 60, magari, che c'era ancora un altro tipo di linguaggio. Quindi secondo me adesso è momento che è il momento di fare qualcosa noi in prima linea, oltre appunto alla scuola, perché ricordiamo che l'inclusività parte anche e soprattutto dalla scuola e dall'italiano. Quindi sì, anch'io non voglio che questa cosa abbia un colore politico, insomma. È intrinsecamente... so che devi salutarci, però se vuoi aggiungere qualcosa. Scusa Alice, dicevi? Vai Alice, vai. No, dicevo, concludevo commentando appunto che a prescindere dal colore politico è intrinsecamente giusto, ecco, almeno è il mio punto di vista questo. Prego, io Teresa. Prima ho accennato ad una questione giornalistica, no? La tendenza di utilizzare il termine donna al posto di nome e cognomi. Non so se vi ricordate, ma nel periodo in cui a Roma, non mi ricordo se due o tre scienziate comunque isolarono il virus, sui giornali, la maggior parte delle testate giornalistiche titolarono la notizia con tre donne hanno isolato il virus, mettendo in evidenza il genere femminile, come se fosse quella la notizia, ed è una cosa che non supporto. Infatti io chiedo pubblicamente ai miei colleghi locali e non, chi ci sta ascoltando, di smetterla di fare i titoli incentrando la notizia sul genere femminile, sulla sessualità o sulla provenienza, perché la notizia è tutt'altro, non è quello. Ormai sappiamo che le donne ricoprono determinati ruoli, per fortuna, quindi fatevene una ragione, non è più quella la notizia. La notizia è che è stato isolato il virus oppure tutt'altro. Quindi, cioè, basta, così come scrivere che
non lo so, un uomo di 44 anni di provenienza di qualsiasi paese ha stuprato una ragazza. Scrivere che sia albanese, italiano, marocchino, rumeno non è importante, perché lì che cosa si fa? Non solo manca l'inclusività, ma si rischia anche di polarizzare e di deviare completamente l'attenzione del lettore e di creare quell'odio di cui tutti, cioè, parlano, e quell'odio razziale, quell'odio linguistico di cui purtroppo oggi siamo i protagonisti, e non è giusto, cioè non ce n'è bisogno. Verissimo, verissimo. Io sono completamente d'accordo. E penso anche che come redazioni dobbiamo... Scusami Alessio, vai, prego. No, vai Alice, che abbiamo un po' di problemi di connessione, quindi no, vai tu. No, io dicevo che questa cosa, per quanto riguarda la provenienza, ecco, di una persona, soprattutto in cronaca, io la trovo quotidianamente, e devo ammettere che spesso magari lo uso anch'io, cerco di non sottolinearlo, ecco, però tutti gli articoli di cronaca che mi capita di leggere a livello locale, la prima cosa che dicono è proprio quella della nazionalità, e non va bene, e mi impegnerò a non farlo più, neanche io. Ah, perché la mia domanda è: ma fa notizia ancora sapere di che razza è quello che ha commesso lo stupro? Perché se ancora fa notizia... Non anticipare i blocchi successivi. Non anticipare gli argomenti successivi. No, vale, non quello ne parliamo niente. Dopo. Però, insomma, viene ancora da chiederlo, no? Che ancora faccia più notizia la razza della persona che ha commesso un crimine piuttosto che il crimine stesso. Ecco, questo purtroppo io credo di sì, però lasciamo evitiamo noi giornalisti, già la politica oggi come oggi è molto, anzi forse troppo polarizzante, e crea delle divisioni su questi temi anche troppo, evitiamo di farlo anche noi giornalisti, ecco. Assolutamente sì, su questo mi trovate pienamente d'accordo, e perorerò le cause più che notizia, Valentina, secondo me più che notizia interazioni, perché ora se ci confrontiamo, ecco, con i social network, diciamo, dove noi poi pubblichiamo i nostri articoli, i nostri servizi, questo fa più interazioni, sicuramente, perché c'è tanta gente che è piena d'odio e quindi deve esprimerlo in qualche modo. Assolutamente sì. Quindi facciamo un appello alla responsabilità del giornalismo. Esatto. Ci sono delle norme, ci sono dei codici etici, impegniamoci tutti a seguirlo, ma soprattutto quello che è che non c'è nessun problema a dire ho cambiato idea, cioè io questo programma dicendo penso di aver sbagliato finora, penso che sia il momento di cambiare anche per me. Valentina ha detto anch'io ho iniziato a pensare in un altro, un po' tante persone ci hanno detto iniziamo a pensare in un'altra maniera, ecco, non conserviamo quello che è stato per paura di cambiare o per paura di essere giudicati per gli errori fatti in passato, dire forse ho sbagliato ma non è così grave, questo errore non è così grave da indurci a non cambiare, cambiamo, prendiamo maggiori responsabilità, adottiamo dei codici etici e delle norme editoriali più corrette, più inclusive, senza paura di scatenare reazioni convulse da parte degli altri, ecco, questo dicendo. Quindi ragazzi, voi se non avete niente da aggiungere, noi vi ringraziamo per aver partecipato a questa discussione insieme, e la discussione può continuare dove volete, nei social, nel giornale, possiamo farle altre volte, però insomma vi ringraziamo per essere state tra noi per questa bella chiacchierata. Grazie a voi, io rimarrei tutto il pomeriggio con voi in realtà, però purtroppo non posso. Buon proseguimento. Giornalisti devono lavorare. Esatto. Soprattutto il pomeriggio. Esatto.
Sì, come vedete mi trovo nello studio del TG e dovrò mettermi un po' all'opera anche io. Quindi vi ringrazio tantissimo, ragazzi, mi ha fatto tanto piacere, spero che potremo continuare ad approfondire la tematica e grazie mille. Buon lavoro grazie, anche grazie a te. Buon lavoro. Grazie.